ETG più Today, buongiorno e ben ritrovati con il nostro appuntamento del mattino. Buon inizio settimana a tutti voi. Come sempre saremo insieme fino alle 11.30. Occhi puntati oggi su quella che è la notizia di giornata, la morte del presidente iraniano Raisi. Lo troviamo in apertura dei principali quotidiani online. Andiamo subito a vedere allora quelli che sono i titoli fin dalle prime ore del mattino. Siamo sul Corriere della Sera, un articolo in aggiornamento: Iran, morto il presidente Raisi, trovati i resti dell'elicottero, tutto carbonizzato e poi ancora grande perdita, dice Xi, ricerche nella nebbia, poi l'annuncio alla TV di Stato che dice un martire con appunto le immagini, le ricerche difficoltose nel corso della tarda serata e poi appunto il ritrovamento del velivolo e i resti appunto delle vittime a bordo. E, stanno arrivando in queste ultime ore intanto le prime dichiarazioni da parte dei leader degli altri paesi, lo vedete questo è il titolo di apertura appunto che troviamo sul Corriere della Sera: morti il presidente iraniano, il ministro degli esteri individuati nella notte, i resti carbonizzati dell'elicottero su cui viaggiavano, nessun segno di vita, l'abitacolo è carbonizzato. E poi ve lo appunto, come abbiamo visto nel titolo di apertura, l'annuncio della TV di Stato che definisce appunto il presidente un martire. Stessa notizia la troviamo in apertura anche dell'Ansa appunto It, in primo piano appunto l'immagine, la foto dei resti dell'elicottero, schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi, Teheran, un martire. L'incidente è avvenuto probabilmente a causa del maltempo in una zona impervia al confine con l'Azerbaigian. La Mezzaluna Rossa, nessun sopravvissuto. E poi ancora alcuni articoli a corredo, ovviamente le reazioni dal mondo e poi ancora individuata appunto il relitto dell'elicottero che trasportava il presidente Raisi. Andiamo ancora su Repubblica, il primo piano, l'immagine molto esplicita e appunto ancora in questo caso un articolo che è in aggiornamento. Raisi è morto, trovato l'elicottero del presidente iraniano, recuperati i corpi delle vittime, riunione urgente del governo e poi ovviamente gli interrogativi, cosa accade ora. Ma come sempre accade all'interno della nostra trasmissione, oggi la nostra finestra sul territorio lombardo si apre in diretta da Monza, dove è collegata Silvia Legnani. Buongiorno. Buongiorno Vittoria, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in Piazza Roma sotto i portici dell'Arengario, edificio simbolo della città capoluogo di Monza e Brianza. Siamo qui perché nella seconda parte della trasmissione avremo con noi il senatore della Lega Massimiliano Romeo, con lui tratteremo tanti temi di politica e attualità, ma come sempre diamo uno sguardo alla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, dove in primo piano naturalmente quello di cui hai parlato tu fino ad ora, ossia il dramma del presidente iraniano. Cade l'elicottero di Raisi, Teheran parla di un incidente, il maltempo ostacola i soccorsi, Khamenei chiede pregate, giallo sulla sorte del presidente dell'Iran Ebrahim Raisi, dopo che l'elicottero su cui volava con il ministro degli esteri ha avuto un incidente al rientro dall'Azerbaigian, atterraggio d'emergenza, schianto per la nebbia, il paese segue con il fiato sospeso, appunto notizia delle ultime ore che l'aereo è stato ritrovato, il presidente sarebbe morto. La dinamica, il presidente iraniano Raisi ieri stava tornando in elicottero dalla cerimonia di inaugurazione della terza diga sul fiume Aras al confine tra l'Iran e Azerbaigian, con un convoglio composto da tre elicotteri a bordo, con lui il ministro degli esteri. Stando alle ricostruzioni, l'incidente è avvenuto nella foresta di Dizmar, tra le città di Varzagan e Yolfa, 600 metri dalla capitale Teheran, nella regione della Azerbaigian orientale, che è una provincia iraniana. Il regime ha parlato di condizioni meteo avverse, di fitta nebbia. Più di 40 squadre, droni e ambulanze sono state mobilitate per i soccorsi resi più complessi dalla nebbia e dal fango, oltre che dalla fine delle ore di luce. Per questa ragione molte squadre hanno proceduto a piedi e si sono perse le tracce di tre soccorritori della Mezzaluna Rossa. E poi c'è il caso appunto dei dissidi con il popolo, fuochi d'artificio, ironia sui social tra i giovani della rivoluzione, festeggiamenti nella città di
Masha Amini, la crepa profonda tra regime e nuove generazioni. A Saqqez, la città dove è nata e cresciuta Amini, fuochi d'artificio verdi, gialli e rossi esplodono nella strada principale trafficata di macchine che suonano i clacson. Altri fuochi d'artificio, di quelli che si sparano nelle grandi feste di paese, esplodono dietro due palazzi bianchi di Teheran e una voce femminile in sottofondo dice: speriamo che la notizia della sua morte sia vera. Sperano in tanti iraniani che il presidente sia morto nell'incidente in elicottero avvenuto al confine con l'Azerbaigian. La crepa tra il regime e il popolo è talmente profonda e inconciliabile che il quadro che esce dal paese è quasi distopico, per cui mentre gli iraniani, appunto le iraniane festeggiano, il leader supremo Ali Khamenei li invita alla preghiera e dice: tutti dovrebbero pregare per la salute di queste persone che servono la nazione iraniana. Torniamo alla prima pagina, dove si parla anche della politica. Giorgia Meloni, ospite di Vox a Madrid alla Convention dei Patrioti. L'Unione Europea che abbiamo in mente, ha detto, deve recuperare l'orgoglio della sua storia e della sua identità. Possiamo crearne una migliore. L'ultima legislatura, dice, contrassegnata da priorità e strategie sbagliate. E Le Pen, dice, con la Premier italiana e Salvini abbiamo punti in comune. Andiamo a vedere anche a pagina 10, appunto, i titoli: prove di unità tra le destre dell'Unione Europea, possiamo riorientare l'Europa. La Premier che guida i conservatori alla convention di Vox, il partito dell'estrema destra spagnola al Parlamento europeo, che conta 4 membri, fa parte del gruppo dei conservatori e riformisti europei presieduto da Meloni e ha organizzato la convention di Madrid. Mani libere sulle alleanze, Meloni punta a essere il ponte tra moderati e sovranisti. E poi ancora andiamo a parlare di Chico Forti, che è stato trasferito in Italia, presto vedrà la madre, potrà essere scarcerato entro l'anno. Da ieri si trova in cella a Verona, l'avvocato dice in Italia dopo 26 anni è prevista la condizionale. Vediamo nelle foto a Pratica di Mare Forti sabato con la Premier Giorgia Meloni, che è andata ad accoglierlo all'aeroporto militare al suo arrivo dagli Stati Uniti. Chico Forti è stato in carcere, rinchiuso dopo una condanna di ergastolo per omicidio nel 2000, ora è tornato in Italia e tra pochi anni potrebbe tornare libero e già da quest'anno potrebbe avere la libertà vigilata. E poi ancora andiamo a vedere le nuove notizie che riguardano il governatore della Liguria Toti, mail e telefoni al setaccio, gli alleati, dice, evitiamo la paralisi. Genova, il governatore è deciso a non dimettersi in attesa dell'interrogatorio. Lo ricordiamo, il 7 maggio la Guardia di Finanza di Genova ha arrestato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l'imprenditore Aldo Spinelli, l'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Signorini e il capo di gabinetto della regione Matteo Cozzani. Sono 30 gli indagati, tra i quali persone considerate vicine ad una cosca del Nisseno. Le accuse principali sono corruzione, voto di scambio e finanziamento illecito. Mail, chat, messaggi, documenti, si legge nell'articolo del Corriere. Da oggi gli uomini della Guardia di Finanza di Genova inizieranno ad analizzare i contenuti dei telefonini, del computer e degli altri dispositivi sequestrati al governatore Toti, agli arresti domiciliari per corruzione, lo abbiamo detto dallo scorso 7 maggio, nell'ambito dell'indagine che ha terremotato la Liguria. I dispositivi verranno restituiti a Toti, poi, che in ogni caso non può ancora comunicare con l'esterno, una vita al setaccio. Gli eventuali nuovi elementi d'accusa entreranno già nel poderoso fascicolo che lo riguarda, come pure le audizioni di nuovi testi in programma questa settimana, fra i quali potrebbe essere anche quello del sindaco di Genova, Marco Bucci, che si è messo a disposizione dei PM. E poi andiamo appunto a dare uno sguardo, come sempre, alla pagina milanese del Corriere della Sera, che offre numerosi spunti. In primo piano la mappa del parcheggio selvaggio, un'auto in sosta vietata ogni 27 metri, sui marciapiedi, in strada, sulle strisce pedonali, agli incroci o in doppia fila, sotto gli alberi e sulle aiuole. La mappa della sosta selvaggia conta quasi 64.000. La mappa è stata realizzata dai volontari di Sai
Mai che puoi, la campagna di mobilitazione nata a Milano 3 anni fa, che giovedì sera ha percorso 3.800 strade per 1.700 chilometri. Maglia nera a Buenos Aires. Le auto qui occupano spazi che corrispondono a un'area estesa quanto 32 piazze del Duomo o 77 campi di calcio, numeri alti che diventano altissimi se si stimano le multe che il comune potrebbe incassare dalle 64.000 quattro ruote, parliamo di oltre 5.370.000 euro. E poi ingressi in area B, l'analisi: oltre 42.000 auto entrano in città prima delle 7.30, orario in cui scatta appunto il provvedimento. Quante sono le auto che entrano in area B prima che scatti il divieto delle 7.30? Come riporta Amat, nei primi 3 mesi del 2024 gli ingressi medi prima del gong mattutino sono stati 17.300 fra le 6.30 e le 7 e 25.200 fra le 7 e le 7.30. In totale i furbetti di area B, sempre che non si tratti di furbetti e non invece di lavoratori con auto in regola, sono 42.600. E poi infine le case proibitive in centro, con stipendi tra i 1.500 e i 2.500 euro. Aprire un mutuo per comprare un monolocale in centro appare un miraggio, ma anche in periferia i prezzi galoppano a causa delle nuove riqualificazioni dei quartieri. Queste dunque le principali notizie sul Corriere della Sera di oggi. Ti richiederò poi la linea quando arriverà il nostro ospite. Grazie Silvia Legnani, a tra pochissimo e noi continuiamo con la rassegna stampa online. Non l'abbiamo visto, tantissime le dichiarazioni che stanno arrivando in questi istanti, tutte ovviamente rivolte a quanto accaduto, ossia la morte del presidente iraniano Raisi. Intanto sull'ANSA appunto si parla di incidente avvenuto presumibilmente a causa del maltempo, c'era molta nebbia in una zona impervia al confine con l'Azerbaigian, ma sono tante anche le domande per quello che già a partire da ora potremmo definire il post Raisi. E lo facciamo, almeno tentiamo di dare una risposta agli scenari futuri, con Emanuele Panera, analista di difesa e sicurezza del Centro Studi Internazionali. Buongiorno e grazie per essere ancora qui con noi. Buongiorno a lei e a tutti i gentili telespettatori, grazie a voi. Allora, partiamo immediatamente dall'attualità, ovviamente la morte del presidente iraniano Raisi, ma ecco, ci si chiede chi tiene davvero le fila del potere appunto in Iran e soprattutto cosa accadrà adesso, quali gli scenari che potrebbero aprirsi non soltanto sul piano della successione, insomma cosa accadrà in questo paese nel post Raisi? Ma guardi, la situazione attualmente è stabile per il fatto che la guida suprema Ali Khamenei comunque è la figura di riferimento soprattutto per quanto riguarda la politica estera, e fin dall'immediatezza dell'incidente ha ribadito che le linee di Teheran non cambierà, soprattutto per quanto riguarda la politica internazionale. Quindi l'accentramento verso la guida suprema è l'aspetto di resilienza per certi versi. Sotto il profilo programmatico la Costituzione della Repubblica Islamica è molto chiara, constatato il decesso del presidente Raisi, il primo vicepresidente Mohamed Mokber assumerà l'incarico ad interim, e in un direttorio costituito dallo stesso, dal capo dell'autorità giudiziaria e dallo speaker del Parlamento avranno 50 giorni per indire nuove elezioni. Ecco, le nuove elezioni saranno un tema sicuramente critico per quanto riguarda il fronte interno. Ricordiamo che nell'ultimo anno ci sono state manifestazioni in Iran per una serie di motivazioni, e l'Iran è uno dei paesi più attivi nella regione, soprattutto all'interno di quello che è stato definito l'asse della resistenza, con i suoi proxy regionali, per contrastare sia nella retorica, esatto, sia negli atti, fino al ben noto attacco di Iran contro il territorio israeliano, le operazioni israeliane contro la striscia di Gaza. Infine c'è un tema rilevante, che Raisi era una delle persone individuate come potenziale successore della guida suprema. Ricordiamo che Khamenei ha un'età avanzata e non gode di ottima salute. Questo potrebbe aprire, oltre alla dimensione politica, quindi di chi ricoprerà il ruolo di presidente, di quale sarà il futuro governo iraniano dopo le elezioni, anche quello afferente alla guida suprema, e quindi chi ricoprerà
il ruolo apicale nell'establishment iraniano. Assolutamente, lo abbiamo visto, forse non dovrebbe neanche sorprenderci il fatto che il paese ha colto questa notizia, la notizia della morte appunto del presidente in due modi: da una parte festeggiamenti, fuochi d'artificio nel corso della notte, chi sperava davvero che poi fosse realmente rimasto vittima di questo incidente, dall'altra invece appunto il leader supremo, come ricordava Khamenei, che invece invitava alla preghiera. Intanto sono tantissime le reazioni che arrivano da parte del mondo: Cina, Russia, Raisi, un vero amico della Russia, e poi ancora lo diceva lei appunto, l'Iran dice il percorso della politica estera non cambierà, ce lo ha appena spiegato. E poi anche le parole della Premier Giorgia Meloni: solidarietà dell'Italia all'Iran e al suo popolo. Assad che esprime solidarietà all'Iran per la morte di Raisi. E poi abbiamo visto anche infine questa mattina Hezbollah che dice: Raisi protettore dei movimenti di resistenza. Allora, in qualche modo si riusciranno a sedare anche i commenti anche che arrivano dall'opinione pubblica? Troviamo comunque un paese scisso, appunto feste, fuochi d'artificio, persone, l'abbiamo letto nella rassegna stampa cartacea del Corriere della Sera, che dicevano: speriamo che sia rimasto vittima in qualche modo appunto dell'incidente, cosa che si è saputa poi soltanto nelle prime ore dell'alba. Sì, come lei sottolineava, più che aspetti di politica internazionale, dove è razionale aspettarsi una certa continuità proprio per la struttura e per l'architettura decisionale di comando e controllo che contraddistingue la Repubblica Islamica, e sul fronte interno che l'incidente di questa notte potrebbe avere delle ripercussioni, sia per la necessità di individuare un candidato in un contesto in cui potrebbe esserci un riacuirsi delle tensioni sociali motivate da diverse ragioni di natura economica, ma Certo. anche sulla base di alcune istanze sociali afferenti alla sfera dei diritti. E quindi questo potrebbe causare una situazione di criticità per quanto riguarda il fronte interno iraniano, collegato sia alla sostituzione della figura del presidente, sia, come già ricordavamo, anche quella in prospettica anche della guida suprema. Senta, parlando della questione, tornando ancora, anzi a parlare della questione medio orientale, gli ultimi aggiornamenti non danno nulla di buono sul fronte del tentato incontro, o comunque la sperata intesa, accordo, tregua appunto da una parte per il rilascio degli ostaggi, dall'altra appunto proprio nella tregua del conflitto. Intanto sono ancora una volta molto forti le parole che arrivano dal ministro delle finanze israeliano, che ha chiesto di dare un ultimato a Hezbollah, oppure l'altra via sarà quella di entrare in Libano. Qual è la situazione? La situazione, come lei ricordava, è estremamente complessa. I negoziati attualmente non consentono di avere una prospettiva favorevole. Permane la questione degli ostaggi, che sta riacuendo le tensioni all'interno dello stesso governo israeliano. Esatto. Ricordiamo che pochi giorni fa il ministro Gantz ha dato una sorta, quello che poi a livello mediatico è stato definito un ultimatum, però ha richiesto la definizione entro l'8 giugno di una strategia sulla striscia di Gaza e sul post operazione Sword of Iron, per quanto riguarda poi la gestione e il controllo della striscia di Gaza in coordinamento con l'autorità nazionale palestinese, ponendo l'accento nuovamente sul tema degli ostaggi, che non è stato apparentemente non è stato risolto sia perché i negoziati sono sostanzialmente naufragati, Certo. sia perché attualmente il personale recuperato purtroppo è stato recuperato non raramente vivo, proprio perché la situazione nella striscia di Gaza è sempre più complessa. È complessa perché nel nord sono riprese operazioni militari per neutralizzare sacche di Hamas con la 98esima divisione, un complesso di tre brigate che conducono operazioni. Una brigata opera nell'area centrale della striscia di Gaza e nell'area orientale di Rafah sta procedendo un'operazione di penetrazione lenta, in particolare con la 401esima brigata delle Israeli Defense Forces, che mira a neutralizzare quella che Israele ritiene l'ultima roccaforte di Hamas, dove si suppone siano concentrate ancora forze.
Come lei ricordava, nel frattempo il fronte del Libano non accenna a ridursi con il periodico lancio di missili controcarro e razzi da parte di Hezbollah e una risposta con dei raid da parte di Israele. Quindi un fronte che fin dall'inizio delle operazioni a Striscia di Gaza è caldo e permane caldo, così come rimane critica la situazione nel West Bank, dove si susseguono scontri tra le forze di sicurezza israeliane e gruppi di miliziani palestinesi riconducibili a diverse organizzazioni. Una situazione delicata, lo abbiamo appunto detto sotto diversi aspetti. Secondo lei, che ruolo sta giocando l'America, in particolare la presidenza Biden, soprattutto in questi ultimi mesi? Abbiamo visto all'inizio un sostegno senza se e senza ma, si potrebbe dire, nei confronti della causa israeliana. Ad oggi invece c'è molta più moderazione e cautela anche alla luce dell'offensiva annunciata e poi di fatto intrapresa nei confronti di Rafah. Beh, non bisogna dimenticare che Israele è il primo beneficiario dell'assistenza militare statunitense, buona parte dei mezzi materiali e sistemi d'arma che Tel Aviv impiega sono stati sviluppati e vengono parzialmente prodotti insieme al comparto militare industriale statunitense. Quindi sussiste un'effettiva dipendenza sotto certi aspetti per quanto riguarda le capacità di Israele di difendersi, come si è anche dimostrato in occasione dell'attacco condotto Esatto. dall'Iran contro il territorio israeliano, in cui le capacità di risposta non solo sono state quelle fornite anche dal dispositivo aeronavale e terrestre degli Stati Uniti, ma anche i vettori impiegati da Israele in parte vengono prodotti negli Stati Uniti, in parte sono arrivati dagli Stati Uniti. Quindi, come lei molto correttamente sottolineava, c'è stata una continua dinamica, quello che possiamo individuare è una dialettica che ha dei momenti di maggiore tensione o minore tensione, a tratti il Dipartimento della Difesa ha ritardato o sospeso temporaneamente l'invio di parte dei pacchetti di assistenza, incluso munizionamento Esatto. guidato da aereo, le cosiddette JDAM, che hanno, in particolare per quanto riguarda quel peso di una tonnellata, queste sono classificate in base alle diverse quantità di esplosivo che trasportano, quindi una serie di situazioni critiche. Gli Stati Uniti da un lato hanno anche cercato di alleviare la difficile situazione umanitaria nella striscia di Gaza, in primis essendo tra i principali paesi che hanno condotto avvio lanci di aiuti lungo il territorio della striscia, e poi in ultimo con l'attivazione negli ultimi giorni di un complesso logistico dispiegato sulla base delle capacità del Dipartimento della Difesa, che consiste in un molo galleggiante lontano dalle coste della striscia di Gaza e da un secondo molo invece collegato alla costa, che genera sostanzialmente un ulteriore vettore per l'afflusso di aiuti all'interno della striscia di Gaza, al netto del fatto che una parte dei valichi che in terrestre Esatto, invece presentano delle criticità nell'afflusso degli aiuti. assolutamente delle criticità anche molto pesanti. Senta, chiudiamo giustamente non tralasciando l'altro conflitto ancora aperto, nel quale anche in questo caso si parla sempre appunto di questioni molto delicate, in riferimento ovviamente a quanto sta accadendo in Ucraina. Kharkiv sotto il fuoco, Kiev intanto attacca le raffinerie russe. Sembrerebbe terminata, mi corregga se sbaglio, l'invasione, la marcia, l'avanzata russa di maggio, ma dall'altra vediamo comunque un esercito ucraino che deve fare ancora una volta i conti con la carenza di soldati, la carenza di armi, di munizioni. Sì, le carenze in termini di mezzi, materiali, sistemi d'arma e anche di personale da dispiegare su un settore molto ampio sono state plausibilmente alla base della penetrazione che la Federazione Russa è riuscita a conseguire in questa offensiva operativa sul fronte orientale, in particolare sulla direttrice di Kharkiv, che ha conseguito dei risultati tattici non tralasciabili, in particolare in alcuni punti si è conseguita una penetrazione che è arrivata ai 10 km, diversi chilometri quadrati sono stati occupati, creando quella che il Ministero della Difesa russo ha definito una buffer zone, quindi una zona cuscinetto in prossimità dell'area di Kharkiv. Ma in realtà quello che osserviamo sul terreno da parte russa è una generale iniziativa per quanto riguarda operazioni tattiche offensive.
che coinvolgono in particolare Chasy Vian, dove c'è una pressione offensiva sempre più alta, sempre nel settore settentrionale, riguardano l'area di Donetsk, riguardano Robotyne, che era stato il centro nell'oblast di Zaporizhzhia dell'offensiva estiva ucraina, che invece è stato quasi completamente riconquistato dalle forze della Federazione Russa. Quindi una pressione offensiva sul terreno determinata dal vantaggio, soprattutto in termini di artiglieria delle forze russe e dalla scarsità di capacità di difesa aerea che hanno fatto sì che i sistemi, che le forze aerospaziali russe, possano generare effetti più significativi sia nella profondità del dispositivo ucraino sia al fronte. Al contempo, Kiev cerca di disarticolare il dispositivo russo con costanti attacchi nella profondità, a sua volta del dispositivo, di Mosca, in particolare in Crimea, in particolare nel Mar Nero e contro, le raffinerie, impiegando un insieme di sistemi d'arma, in particolare droni aerei, ma anche droni navali. In quella che è una situazione, lei diceva, l'offensiva sembra essersi arrestata, sicuramente ha perso quello Ecco. che viene definito l'operational tempo, quindi il ritmo operativo che aveva avuto nelle prime giornate, come era plausibile ritenere. Attualmente bisogna aspettarsi quello che sarà invece l'azione delle forze della Federazione Russa, eventualmente in altri settori. Senta, nelle ultime ore un'intervista al consigliere del presidente ucraino Zelensky è tornata a parlare ovviamente della situazione, di quanto sta accadendo, ma ha anche detto sul fronte dei negoziati ora è impossibile trovare un accordo di pace. Nelle scorse settimane invece abbiamo sentito, stranamente verrebbe da dire, parole di apertura nei confronti del presidente russo Putin. Purtroppo ne parliamo oramai da 2 anni, da più di 2 anni di questi negoziati, alla fine spesso ventilati, ma poi di fatto non riesce mai a trovarsi questi incontro, sulle due parti appunto non si trovano, nonostante anche i tentativi diplomatici degli altri paesi. Sì, come abbiamo ribadito in più occasioni, sussiste una divergenza fondamentale su quelli che sono i presupposti per giungere a un tavolo negoziale, quindi la Federazione Russa non sembra intendere in alcun modo ripiegare dalle posizioni conquistate, anzi l'offensiva condotta contro Kharkiv lo dimostra, e dall'altro l'Ucraina non intende sedersi a un tavolo negoziale senza il ritiro delle forze russe senza la ricostruzione dell'integrità territoriale entro i confini originali. Quindi nel perdurare dell'assenza di presupposti abbiamo registrato, come lei correttamente sottolineava, dei periodi, in ultimo nelle sue ultime settimane, in cui la dialettica afferente il negoziato è stata risollevata spesso da parte di Mosca Esatto. in quella che è un'ambiguità strategica che da un lato utilizza una retorica un pochettino più aggressiva. La scorsa settimana le forze della Federazione Russa hanno condotto una vasta esercitazione afferente all'impiego di armi nucleari tattiche e dall'altro lato un'apertura negoziale, proprio un'ambiguità che per certi versi mira anche nell'ambiente informativo Certo. a generare un qualche Certo. effetto presso le opinioni pubbliche dei paesi euroatlantici. Assolutamente chiaro il fine appunto nelle parole, nelle dichiarazioni che arrivano soprattutto nelle ultime settimane da Mosca. Grazie ancora una volta ad Emanuele Panero, analista difesa e sicurezza del Centro Studi Internazionali, per essere stato con noi e per aver chiarito punti importanti di una storia che ci riguarda tutti. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, noi torniamo alla rassegna stampa online. Intanto un aggiornamento 10:31, i funerali appunto del presidente Raisi si terranno intanto nella giornata di domani. Lo abbiamo visto tantissime le reazioni che arrivano dal mondo, la parte soprattutto dei paesi appunto soprattutto della Russia, ricorda appunto il presidente iraniano come un amico della Russia. Intanto torniamo anche sulla home page del Corriere per eventuali aggiornamenti. Iran è morto il presidente Raisi, trovati i resti dell'elicottero tutto carbonizzato, e poi appunto il leader Khamenei che dice 5 giorni di lutto.
e Xi appunto che invece la dichiarazione appunto che arriva parla di grande perdita, ricerche nella nebbia, l'annuncio della TV di Stato un martire e poi una serie anche di articoli su quelli che saranno i futuri scenari, quanto si aprirà ora, si tratta più che altro di un dibattito interno all'Iran, non esterno, perché la politica estera, almeno dai primi annunci che arrivano dai vertici iraniani, sembra essere confermata quella che finora è stata. Intanto alla prova sarà messa invece quanto sta accadendo all'interno del paese. Poi appunto un secondo articolo sempre sul Corriere della Sera, chi tiene davvero le fila del potere in Iran, che cosa può succedere ora e come funzionerà la successione. Entra in carica il vicepresidente e poi si va al voto entro 50 giorni, ma il vero leader è la guida suprema, e ce l'ha spiegato anche bene Panera appunto del Centro Studi Internazionali. Ora ci fermiamo soltanto per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. E TG più Today, eccoci di nuovo insieme con la seconda parte della trasmissione. Abbiamo visto occhi puntati, articoli ancora in aggiornamento sui principali quotidiani online per quanto riguarda la morte in un incidente con l'elicottero del presidente iraniano Raisi. Tantissime le dichiarazioni che stanno arrivando in questi momenti, tra cui appunto la solidarietà da parte del nostro paese per bocca, per attraverso le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma torniamo immediatamente a dare la linea a Silvia Legnani, che si trova a Monza. Sì, al mio fianco il senatore della Lega Massimiliano Romeo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Sta cambiando il tempo qui a Monza, le previsioni non sono confortanti. Nei giorni scorsi è esondato il Lambro, anche qui a Monza è stato chiuso anche il parco. Sì, sì, è stato chiuso il parco, purtroppo abbiamo avuto un po' di esondazioni e naturalmente questo ha creato numerosi disagi, però insomma in generale io ricordo da quando ho fatto l'assessore qui alla sicurezza, alla protezione civile, dal 2007 al 2010, comunque la protezione civile è ben organizzata e ha tutte le strutture con gonfiabili, possibilità quindi di cercare di fare dei veri e propri, di creare dei veri e propri muri per evitare che poi l'acqua entri nelle abitazioni, quindi nel limite del possibile. Poi sono stati avvisati i cittadini che si trovano nelle zone più pericolose, soprattutto via Boccaccio, che è una delle zone più a rischio, proprio dove esonda il parco, esonda nel parco e poi dopo purtroppo però, viste le pendenze, arriva soprattutto in quella zona lì creando disagi. Insomma, cerchiamo, speriamo che le prossime allerte meteo non siano di questa intensità. Ad ogni ondata di maltempo, occhi puntati su Lambro e Seveso, qual è il vero problema? Il problema è che bisogna creare le vasche di laminazione. So che la regione sta lavorando, ci sono alcuni progetti, in alcuni casi sono state realizzate, però quelle più grosse non sono ancora sufficienti, cioè non sono ancora state completate, quindi a monte c'è tutto un lavoro che si sta facendo e quindi speriamo che nei prossimi anni ci sia la possibilità di poterle vedere realizzare completamente e quindi questo dare una mano. Faccio un esempio: il comune di Lentate sul Seveso, quella più piccola è stata realizzata, quella più grande invece ci vorranno ancora 3-4 anni e quindi naturalmente con quella più grande si riesce a dare una mano anche per tutti i comuni che sono a valle, chiaramente. Restiamo per un istante su temi locali, al via i lavori per la metro tranvia Milano-Limbiate, invece per quanto riguarda la metropolitana Monza-Milano, di cui si parla da tanti anni, a che punto siamo? Beh, siamo in attesa sul prolungamento, cioè ci sono due, uno la M1 che è il prolungamento che da Sesto arriva a Bettola, che è praticamente sul confine con Monza e che mancano, diciamo così, qualche centinaio di metri, però con l'extracosti, problemi dell'appalto e quant'altro, quindi ci manca ancora qualcosina per arrivare alla conclusione. E dall'altra parte invece c'è il prolungamento della M5 da Bignami, quindi passando per Bettola e poi arrivando proprio a Monza città, che è in fase di progettazione.
Arriviamo ai temi oggi del Corriere della Sera e delle ultime ore, la notizia della morte del presidente iraniano. Quali scenari internazionali si aprono secondo lei? Ma non penso che l'Iran cambierà tipo di politica e di atteggiamento, ma mi sembra che la geopolitica a livello internazionale sia molto chiara. E quello che noi auspichiamo e che diciamo sempre è che anziché proseguire sempre più verso un mondo diviso in blocchi contrapposti, occorre invece cominciare a sedersi al tavolo, fare in modo che la politica torni ad essere protagonista, che la diplomazia regni sovrana e si cerchi di mettere fine a questi conflitti dal Medio Oriente, ma anche Russo-Ucraina, che tra l'altro è una guerra che bisognava fermare già un anno fa. Bisogna cercare di intensificare e far vedere che si vuole andare in quella direzione. Purtroppo spesso si sente parlare tanto di pace, ma alla fine purtroppo si sente parlare poi nel concreto solo di armi, di nuovi armamenti, e questo naturalmente non può portare a dei benefici complessivi. È necessario insistere a livello diplomatico. Sì, bisogna organizzare queste conferenze a livello diplomatico, mettere in campo tutta la comunità internazionale proprio per fare in modo che si possa trovare almeno una tregua. Ecco, poi negoziare non significa di fatto per forza una sconfitta. Il negoziato può anche andare bene, e quindi se però non si comincia a negoziare non si potrà mai neanche arrivare a dire che c'è sul tavolo qualche accordo che possa ovviamente soddisfare tutte le parti senza confondere aggressore con aggredito, chiaramente. Parlando di politica internazionale, prossima sfida che si avvicina a quella delle europee, qual è la vostra idea di Europa? Ma noi vogliamo un'Europa diversa, noi non siamo mai stati contrari all'Europa, noi siamo sempre stati un po' contrari alla maggioranza che governa le istituzioni europee, ossia la maggioranza Ursula, che negli ultimi anni purtroppo ha fatto insomma, delle politiche dell'Europa un po' un'ideologia, soprattutto sul tema del green, quindi le case, gli interventi che vogliono farci fare sulle nostre case, sapendo che non avremo mai soldi per poterli fare a livello di efficientamento energetico, e questo rischia poi di svalutare proprio il nostro patrimonio immobiliare, poi magari perché arriva qualche fondo internazionale ad acquistarle a minor costo, così ci parliamo chiaramente. Il tema delle auto elettriche, cioè, ma è chiaro che noi vogliamo arrivare ad una politica di emissioni zero, però cioè, la politica deve dare l'indirizzo, poi con quale modalità, con quale tecnologia, cioè se oltre all'elettrico ci sono altre tecnologie che mi portano alle emissioni zero, perché non sfruttarle? Tutto molto ideologico, il tema degli imballaggi, dove noi siamo come paese tra i primi a essere bravi a riciclare la plastica, improvvisamente non va bene per riciclare la plastica, bisogna invece riutilizzare, cioè si porta il meccanismo del riutilizzo, tutte situazioni che rischiano veramente di penalizzare e di danneggiare il nostro paese. Quindi un'Europa diversa, più attenta per una transizione energetica sì più sostenibile, e poi soprattutto per un'Europa che dia e lasci spazio a identità, a storie e a tradizioni dei popoli europei, ecco, quindi non il superstato europeo. Ma certo, l'Europa deve avere, ci deve essere un intervento europeo, per esempio su una politica di difesa comune, piuttosto che una politica estera che l'Unione Europea che dovrebbe fare e che non ha mai fatto, e invece dall'altra parte lasciando spazio ai territori anziché una serie di diktat che purtroppo penalizzano spesso e volentieri i cittadini europei. Ha parlato di identità, poche settimane fa in un'intervista al Corriere aveva detto che la Lega sta perdendo un po' la sua identità del passato. Ma negli ultimi tempi sicuramente, da una parte un po' prima l'esperienza del governo dei 5 Stelle, poi il sacrificio che abbiamo fatto durante il governo Draghi per il bene del paese ci ha fatto perdere un po' di identità. Bisogna riguadagnarla, per riguadagnarla bisogna ritornare anche a parlare di quelli che sono i nostri temi, in primis l'autonomia. Infatti proprio sabato c'è stato un convegno qui a Monza dove è venuto il ministro Calderoli, il disegno di legge sull'autonomia che naturalmente è passato al Senato il 23 di gennaio, adesso è alla Camera, è un tema che, quindi autogoverno, difesa dei territori, insomma ridare importanza
importanza e valore ai territori, a partire dai comuni e dalle stesse province che vanno riorganizzate come erano un tempo, per noi rappresentano la vera strada per fare in modo che la nostra economia venga gestita in maniera seria e dall'altra parte anche di avere anche una certa qualità della classe dirigente. Questa è la strada maestra, cioè anziché sempre guardare e sperare che sia l'Europa che fa tutto per noi perché noi non siamo capaci, noi diciamo l'Europa che si occupi delle grandi tematiche e invece per quanto riguarda la gestione e il governo dei territori, lo Stato italiano dovrebbe cedere più poteri proprio alle regioni, che sono quelle che a nostro giudizio possono essere più vicine alle realtà dei nostri cittadini. Quindi c'è stato il convegno, Calderoli ha spiegato bene tutto e andiamo avanti su questa strada. Questo sicuramente è un punto che ci può ridare quell'identità che negli ultimi tempi si era un po' perduta. Ecco Silvia, scusami, per chiudere il discorso Europa, una domanda appunto al senatore, partendo poi da quelle che sono le dichiarazioni rilasciate in questi istanti dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice alleare il centrodestra in Unione Europea è difficile ma si può fare. È così, volevo rigirarle questo interrogativo. Bisogna fare di tutto per metterlo insieme il centrodestra. È chiaro che non è semplice, però è un lavoro che tutti devono fare, anche perché se vogliamo che l'Europa cambi a livello di governance, dobbiamo per forza evitare che i socialisti europei continuino a comandare, a dettare la loro linea politica. Per fare questo bisogna mettere insieme tutte le forze che si riescono a mettere insieme. Questo poi magari non si riusciranno a mettere insieme tutti. Siete già al lavoro su questo, cioè creare Siamo già al lavoro su questo. Io penso che alla fine poi il centrodestra punti, no, ad una maggioranza diversa o quantomeno ad una maggioranza dove l'input politico arrivi direttamente dal centrodestra per cambiare davvero questa gestione, questo governo dell'Unione Europea che fondamentalmente ha danneggiato un po' tutti. Insomma, se l'obiettivo è quello di non deindustrializzare, come invece purtroppo sta accadendo con le linee politiche sul green, forse bisogna veramente cambiare qualcosa e mettere in campo tutte le forze necessarie senza cominciare a dire questo sì, questo no, o quantomeno nel limite del possibile. Stavo dicendo, ha toccato il tema casa, il super bonus, il decreto è passato al Senato, ora dovrà passare alla Camera, non senza però dissidi all'interno della stessa maggioranza. Ma sì, c'è stato un atteggiamento, diciamo così, poco costruttivo da parte di alcuni esponenti della maggioranza. Comprendiamo gli amici di Forza Italia, perché insomma toccare il tema del super bonus in campagna elettorale, è chiaro che più che farti guadagnare voti rischia di farteli perdere, però io penso che governare in un momento come questo, in una difficoltà, in una situazione come quella di adesso, bisogna avere innanzitutto senso di responsabilità e dall'altra parte anche serietà, perché se no altrimenti si mettono a rischio i conti dello Stato, soprattutto in previsione futura. Quindi era un intervento necessario quello di spalmare il super bonus in 10 anni, non c'era il tema della retroattività perché comunque riguarda solo l'anno fiscale in corso, quindi magari qualche polemica si poteva anche evitare. Vittoria, ci mettiamo un attimo al riparo perché sta iniziando a piovere, altri 2 minuti e arriviamo. Assolutamente, a tra poco. Allora Silvia, noi andiamo alle notizie online, lo abbiamo sentito appunto e anche chiesto al senatore Romeo le parole appunto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice alleare il centrodestra in Unione Europea è difficile ma si può fare, voglio fare come in Italia e mandare la sinistra all'opposizione. Queste le dichiarazioni che arrivano dalla Premier. I partiti di centrodestra sono partiti potenzialmente alleabili, voglio provare, cosa non fa, ce ne va affascinante a rifare in Europa quello che è fatto in Italia, alleare partiti compatibili tra loro in termini di visione pur con sfumature completamente diverse, perché poi ci sono anche delle differenze come ci sono in Italia, e mandare all'opposizione la sinistra. Questa è la dichiarazione completa che arriva dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e torno a dare la linea a Silvia Legnani. Sì, siamo sotto i portici dell'Arengario, stavamo parlando di super bonus e dei dissidi all'interno della maggioranza, invece per quanto riguarda la sugar tax è stata rinviata a luglio, soddisfazione da parte vostra? Sì, soddisfazione della sospensione sia della plastic tax che della sugar tax, che sono due tasse che sono state messe dal governo giallorosso, il famoso governo Conte 2, e quindi il fatto di riuscire, poi i governi che si sono susseguiti hanno cercato sempre di sospenderla, siamo riusciti a sospenderla anche noi.
nonostante le difficoltà, perché insomma ribadiamo il superbonus, io capisco che molti siano giustamente interessati, abbiano seguito queste norme di legge, era una legge dello Stato, però quando ti accorgi con tutte le buone intenzioni che puoi avere che la spesa sta andando fuori controllo, a un certo punto per il bene dell'Italia bisogna dare un taglio, bisogna fermarsi. Poi capisco che qualcuno giustamente insomma si arrabbia anche perché sono cambiate nel corso d'opera un sacco di regole e quindi uno non sapeva mai bene che cosa doveva seguire. Però insomma questo tipo di misura ci deve far riflettere sul fatto che in futuro insomma il 110, ma sì, bastava 80, 90, che poteva essere utile lo stesso per lanciare il settore delle costi insostenibili. Costi insostenibili, poi soprattutto è il principio sbagliato del regalare, cioè le cose bisogna anche un po' partecipare, quindi lo Stato può prevedere un bonus, però in questo caso qui regalare, poi insomma abbiamo visto anche che tanti ne hanno approfittato, ci sono state tantissime truffe, qualcuno parla addirittura di quasi 16 miliardi di truffe, quindi stiamo parlando di una cifra enorme, e poi soprattutto la ragioneria dello Stato, io lo dico, ha completamente sbagliato i conti, cioè io dico, sono sempre lì a guardare la pagliuzza e non hanno visto la trave, quando facciamo noi degli emendamenti sono sempre lì che ci dicono di no, perché no, avete quantificato male, non è un milione e mezzo, e poi dopo hanno quantificato in 6 miliardi all'anno la spesa del super bonus, e quindi anziché arrivare in questi anni ad una cifra contenuta, invece in realtà siamo arrivati quasi a 200 miliardi, cioè quasi esattamente quello che il PNRR ci ha dato con le misure dell'Europa, quindi davvero capisco che l'edilizia si è ripresa, però queste bolle poi dopo rischiano di trascinare nel corso del tempo il fatto che invece ci sarà poi un po' di problemi, meglio fare un qualcosa di più strutturale e più serio, questo penso che sia la strada che dobbiamo percorrere. State lavorando come Lega anche a un altro provvedimento che riguarda le case? Sì, è il piano salva casa di Matteo Salvini che vuole sostanzialmente sanare delle piccole difformità e irregolarità, non si tratta di un condono, è vero che già oggi è possibile sanare, però ci sono tantissime situazioni, pareti di cartongesso nelle case, soppalchi, terrazzi, finestre, cose davvero minimali che addirittura il Collegio degli Ingegneri dice che possono riguardare quasi l'80% delle abitazioni italiane, che magari in certi casi, e ce lo chiedono gli stessi comuni, non si riescono a sanare perché non c'è, ci vuole la doppia conformità, ossia bisogna fare in modo che l'intervento possa essere conforme sia alle leggi del momento in cui è stato fatto e sia alle leggi che ci sono oggi, però questo naturalmente spesso è impossibile perché nel frattempo sono cambiate, come sappiamo in Italia, un sacco di norme. Ecco, cercare di venire incontro a queste esigenze penso che sia una cosa giusta e corretta, che possa venire incontro alle esigenze di tanti cittadini italiani. Ripeto, nessun condono, nessun abuso edilizio, nessuno vuole condonare nessun abuso edilizio, sia chiaro, perché poi un conto a rigenerazione urbana, tutti quei temi, ci mancherebbe altro, dove ci sono gli abusi siamo i primi che vogliamo andarci giù duri e pesanti, però piccole difformità e regolarità io penso che con un po' di buonsenso possano davvero servire a tanti italiani. E infine, visto che è stato lei a presentarla, un'interrogazione per chiedere, diciamo, una formazione, un patentino per i possessori di cani pitbull. Sì, perché ci sono stati degli episodi negli ultimi tempi con tanti bambini, uno addirittura è morto, un altro gravemente ferito, ci sono continui episodi di aggressione di questi cani, è una riproduzione un po' indiscriminata in tanti casi di questi esemplari, tanti incroci tra razze diverse, molto aggressive, e allora un conto, io a casa c'ho un chihuahua e quindi penso che col chihuahua, con tutto il rispetto, non occorra una particolare formazione per portarlo in giro o tenerlo in casa o quant'altro, però è chiaro che se ti trovi davanti un pitbull o alcuni o altri tipi di cani che sono degli incroci anche particolarmente pericolosi, i proprietari spesso non sanno bene come gestirli, quindi vanno formati, ci vorrebbe sì un patentino serio e importante, e dall'altra parte stare anche attenti a questa riproduzione discriminata, perché non possiamo rischiare davvero delle situazioni gravi come sono successe. Quindi ho fatto un'interrogazione al Ministro della Salute per chiedere se il Governo ha intenzione di intervenire su questo tema. Grazie a Massimiliano Romeo, senatore della Lega, per essere stato con noi. Vittoria, a te la linea.
Grazie Silvia, tra poco torna a richiederci alla linea, appunto quando sei pronta torniamo alla rassegna stampa online, in primo piano ancora la notizia della morte del presidente iraniano Raisi, intanto continuano ad arrivare appunto le dichiarazioni da parte degli altri leader mondiali. Torniamo sul Corriere per un articolo, un'esclusiva appunto che riguarda Paolo Gentiloni, un'intervista sul piano nazionale di ripresa e resilienza, non ci fu trattativa, i fondi li decise un algoritmo. Il commissario europeo nel libro di Paolo Valentino ricorda il Conte 2, si disse che avevano conquistato un sacco di soldi, non è vero, queste appunto le parole di Gentiloni all'interno del volume Nelle vene di Bruxelles, storie e segreti della capitale europea, questo è il titolo. Non ci fu alcun negoziato nel luglio 2020 per stabilire le quote dei 750 miliardi di euro del Recovery Fund da assegnare ai singoli paesi dell'Unione Europea, a decidere la distribuzione del fondo che per l'Italia prevede oltre 200 miliardi di euro, fu un algoritmo messo a punto da due alti funzionari della Commissione. La formula digitale si basava su criteri come il numero delle vittime da Covid e i danni provocati all'economia proprio dalla crisi pandemica. D'altronde appunto nel 2020 in piena, all'inizio appunto della pandemia, i danni provocati, come abbiamo detto, dalla crisi pandemica. A svelarlo in un'intervista contenuta nel libro in uscita Nelle vene di Bruxelles, storie e segreti della capitale europea, è appunto il commissario europeo Paolo Gentiloni. La notizia smonta in buona parte la narrazione dell'ex premier Giuseppe Conte, che ha sempre rivendicato il merito di aver assicurato all'Italia un sacco di soldi, ancora il virgolettato presente all'interno del testo del Corriere. In realtà un negoziato anche duro ci fu, ma sulla divisione tra aiuti a fondo perduto e prestiti e sulla governanza. I paesi frugali, l'Otanda in testa, avrebbero infatti voluto quasi tutti i prestiti e soprattutto chiedevano di mantenere un diritto di veto finale sul rilascio delle varie tranche, imponendo una decisione del Consiglio europeo per ognuna di queste, tentativo quest'ultimo sventato dalla tenacia e dall'abilità della nostra diplomazia. E poi ancora l'intervista proprio che viene effettuata al commissario Gentiloni, che dice: il punto di partenza è che in generale la casa comune europea è da un lato una meravigliosa costruzione, un vero miracolo, dall'altro una gigantesca incompiuta rimasta tale negli ultimi anni, nonostante la commissione attuale sia riuscita a fare delle cose importanti, anzi in alcuni casi rivoluzionarie. Siamo passati dalla demonizzazione all'invocazione dell'Unione Europea, prima era il nemico, adesso invece la definiamo assente. E poi ancora, prima le si rimproverava di far troppo, adesso le si rimprovera di far poco. È una situazione un po' delicata quella in cui si svolgono queste elezioni, dove il grande tema è che l'Unione ha fatto dei passi avanti straordinari, ma il mondo è avanzato ancora più velocemente. E poi appunto una serie di dichiarazioni che guardano al ruolo europeo anche proprio in vista delle prossime elezioni europee. Prima appunto, dice il commissario europeo Gentiloni, si guardava all'Europa come nemico, oggi si guarda invece all'Unione Europea come il grande assente, forse anche alla luce probabilmente degli scenari politici in atto dovuti dai conflitti in corso. Torniamo a Lanza con una notizia che riguarda ancora una volta le dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni, in particolare una notizia che ci riporta alla politica interna. Meloni torna a parlare del confronto TV e dice: confronto televisivo dà fastidio, lo faremo in altri modi, aiuta a capire i cittadini. L'idea di un confronto TV con la segretaria del PD Elly Schlein è un'occasione persa, perché avrebbe aiutato i cittadini a capire le diverse proposte in vista delle elezioni europee, dunque un'occasione persa. Ha dato fastidio a qualcuno, ne prendo atto, lo faremo in altro modo. Era stato stabilito questo confronto televisivo tra la premier Giorgia Meloni e appunto la segretaria del PD Elly Schlein. È saltato questo confronto, duello televisivo, perché non tutte le forze politiche erano concordi. La premier torna a ribadire: ci sarà, verrà effettuato in un'altra occasione. E poi appunto ancora dice: ha dato fastidio a qualcuno, ne prendo atto, ma lo faremo in altri modi. Queste le parole appunto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Torniamo ancora all'Ansa, l'ultima ora oramai di qualche istante fa, l'abbiamo annunciata prima, i funerali appunto del presidente Raisi
si terranno domani. Intanto, appunto, in apertura dei principali quotidiani ancora lo schianto in elicottero, morto il presidente iraniano, 5 giorni di lutto nazionale. Teheran lo definisce un martire. L'incidente è avvenuto probabilmente a causa del maltempo in una zona impervia al confine con l'Azerbaigian. Identificate le vittime, i corpi portati a Tabriz, dove domani si svolgeranno i funerali. Condoglianze e solidarietà dai leader di tutto il mondo. E poi ancora l'altro articolo che riguarda invece le ricerche: individuato il relitto dell'elicottero che trasportava appunto il presidente Raisi, e poi ovviamente il futuro con gli scenari, l'IRA, l'interim al vice presidente. Cosa accade adesso? Abbiamo avuto modo di parlarne nella prima parte della trasmissione. Cosa accadrà, anche se appunto la Costituzione islamica, abbiamo sentite, molto chiarisce bene determinati passaggi. Intanto non si tratta di cambiamenti, stravolgimenti per quanto riguarda la politica estera, che evidentemente verrà mantenuta, più che altro quello che si aprirà all'interno ancora una volta del paese. Siamo su Repubblica, il primo piano in evidenza l'immagine appunto del presidente Raisi, la diretta, ha trovato l'elicottero del presidente, funerali domani, Meloni spero futura leadership si impegni per la pace nella regione. Che cosa succede ora? E poi appunto l'identikit, chi era il presidente Raisi, alcuni articoli anche a corredo della notizia: la morte di Raisi, prima immagine del recupero delle salme, la ricostruzione, l'incidente dell'elicottero pagato dallo Shah, cos'è successo. E poi ancora l'Iran, chi è Mokhber, successore di Raisi fino alle nuove elezioni. L'Iran e il paese si divide sulla tragedia, fedeli in preghiera e festa sul web, fioccano i meme, l'abbiamo visto anche dalla rassegna stampa cartacea sul Corriere della Sera. Ma torniamo a Monza da Silvia Legnani. Sì, ho raccolto la voce di qualche cittadino monzese sul tema affitti, prendendo spunto dall'articolo di oggi che parla di Milano, dove con stipendi tra i 1.500 e i 2.500 euro al mese aprire un mutuo per comprare un monolocale in centro appare un miraggio, ma anche in periferia, dove molte zone si stanno riqualificando. Non solo vendita ma anche affitti. Parlando con i cittadini di Monza, appunto, mi hanno detto che affittare qui anche un monolocale in centro arriva a costare 1.000 euro al mese. Dunque Monza, pur essendo nell'Interland di Milano, può essere anche considerata non tanto un'alternativa a chi lavora appunto nel capoluogo meneghino, in quanto anche qui comunque i prezzi delle case, soprattutto in centro, sono molto elevati. Dunque con Massimiliano Romeo abbiamo toccato tanti temi, dalla politica internazionale fino ai temi più locali. Per oggi da Monza è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Silvia Legnani, siamo in chiusura, chiudiamo anche la rassegna stampa online, siamo su Open in primo piano. Ovviamente la notizia che riguarda l'Iran, ha ritrovato l'elicottero del presidente, tutti morti, incidente, attentato o sabotaggio? Questo è l'interrogativo che solleva appunto il quotidiano online, e ha una sfumatura diversa nel titolo a differenza appunto delle altre home page. Ritrovato il velivolo, la mezzaluna rossa, la situazione non è buona. Le ipotesi sul guasto e sull'attentato, e poi ancora la successione, ovviamente occhi puntati al futuro, anche se abbiamo visto è molto chiaro il passaggio. E poi ancora tra gli articoli in secondo piano uno che riguarda la Premier Meloni e la polemica sul detta Giorgia, sulla scheda elettorale, dovevo mettere sbirulino, questo appunto il commento della Premier. E poi ancora Giorgia Meloni accoglie con onore un condannato per omicidio ingiustificabile, e poi ancora la storia di Marta Fascina a Silvio Berlusconi, da quando è morto mi ha portato via la felicità. I tre articoli appunto che troviamo immediatamente sotto la notizia di apertura. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, il primo piano ovviamente l'annuncio che è arrivato questa mattina, la morte appunto del presidente iraniano Raisi, e con lui anche il ministro degli esteri, trovati i resti dell'elicottero, da Putin e ad Erdogan appunto le reazioni, soprattutto appunto in questo caso la Russia ha definito il presidente
iraniano un vero amico. Siamo davvero in chiusura, una notizia che riguarda però un'importante informazione, un'informazione utile, precompilata al BIA da oggi pomeriggio l'invio, già 3,9 milioni l'hanno consultata, cioè la versione semplificata. Questa è una notizia appunto che di informazione per tutti i cittadini. Come sempre vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento con i TG più Today torna ovviamente domani mattina, vi ricordo però l'appuntamento con la prima edizione del telegiornale a partire dalle 12:30. Grazie e una buona giornata a tutti voi.